Raimonda Zefi, 30 anni, Lucca, 8 gennaio. Il cadavere della donna presenta segni sul collo. Il marito ha ucciso la moglie al culmine di una lite. Senza nome, tra i 30 e i 40, Arluno, Milano, 10 gennaio. La donna è stata presa a pugni e poi strangolata dall'ex fidanzato. Senza nome, 46 anni, Verona, 10 gennaio, il cadavere della donna è stato recuperato dalle acque del fiume Adige. Non una di più lo slogan scelto per questo 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Non una di più perché voi avete parlato di un vero e proprio femminicidio. Sì, noi abbiamo parlato di vero e proprio femminicidio e ne abbiamo parlato sulla base dei dati che sono dati raccolti dalle associazioni dei centri di violenza sulla base delle rassegne stampa. Quindi cioè, il procedere sui dati e la documentazione della violenza e del femminicidio è questo. Associazioni, centri di violenza che documentano a partire dalle rassegne stampa. Cioè, evidentemente questo che cosa significa? Che non c'è nessun'altra istanza, che sia istituzionale, che sia governativa, che sia di ente locale, che si preoccupa quantomeno di documentare un fenomeno che è in continuo aumento e che ha fatto dire alla Commissione ONU a luglio, in risposta al rapporto Sido contro la violenza, che l'Italia non è un paese sicuro per le donne. Perché il femminicidio stasera? Allora uno può pensare, dice, ma perché avete scelto una cosa così truculenta? L'abbiamo scelta perché il femminicidio è un dato in Italia, come in altri paesi europei, ma in Italia siamo a percentuali che sono del 100% superiori agli altri paesi europei, in continuo aumento. Siamo oggi a 129 donne al 25 novembre. Una cosa così dovrebbe quantomeno preoccupare. E invece passa indenne, passa come uno fra i 100.000 dati. E allora noi oggi l'abbiamo voluto sottolineare. Ma l'abbiamo voluto sottolineare anche perché il femminicidio è un dato stabile, in continuo aumento, anno dopo anno, che si ripete con una regolarità e che è quindi assolutamente assimilabile a ogni altro fenomeno che riguarda la violenza alle donne. Quindi è un dato non eccezionale, estremo, straordinario, ma purtroppo è un dato in continuità. Non una di più. Non una di più.